Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi qualche combo di Despia o Dispia, archetipo tutto basato sulle evocazioni fusione. Ovviamente può essere utilizzato insieme a Dogmatica, ma anche insieme al comparto di carte Invoked. E verso la fine del video vedremo qualche combo sia con le carte Dogmatica sia con quelle Invoked. All'inizio del video vedremo giusto qualche combo base. Carta fondamentale di questo archetipo, anzi per questo archetipo, è proprio Aluber. Quando evochiamo Aluber, lui ci permette di portarci dal deck alla mano una carta magia o trappola marchiato. In questo caso andiamo a prendere il teatro. Il teatro poi lo attiviamo e ci permette di fare fusioni utilizzando ovviamente carte sia dal terreno che dalla mano. Utilizziamo Aluber più il drammaturgo per andare a fare il Quaeritis, comunque nome impronunciabile. Lui è piuttosto interessante, ha un effetto rapido, quindi lo possiamo utilizzare anche nel turno dell'avversario, che permette di azzerare l'attacco di tutti i mostri sul terreno, eccetto i mostri fusione di livello 8 o superiore. Quindi 9 volte su 10 azzeriamo l'attacco di tutti i mostri sul terreno. Inoltre, se è scoperta sotto il nostro controllo e lascia il terreno per effetto di una carta dell'avversario, possiamo aggiungere alla mano evocare specialmente o un caduto di Albatz o un mostro di Ispia dal deck. Detto ciò, abbiamo utilizzato il drammaturgo come materiale da fusione, quindi possiamo andare ad utilizzare l'effetto del drammaturgo per riportarcelo sul terreno. Allora, in teoria già qui è abbastanza buono, perché il drammaturgo poi ci fa da veiler quando viene evocato un mostro fusione, sincro o Xyz o Link. Lui ci permette di scegliere un mostro sul terreno e annullargli gli effetti. Ma dato che sono due mostri di livello 8, li possiamo ovviamente andare ad utilizzare. Qua vi faccio vedere un attimo l'effetto della fusione, che azzera l'attacco del drammaturgo. Lo utilizzo per andare a fare 97 e poi andarci a fare 100. E qui praticamente vi permette di fare OTK, perché prima avete azzerato l'attacco di tutti i mostri con la fusione. Quindi questa è la prima combo, veramente molto base. Vediamone un'altra. Ovviamente, essendo due mostri di livello 8, adesso ve lo faccio vedere, potete avere accesso anche ad altri Xyz, come in questo caso numero 38, ma potete andare a fare anche numero 90 all'occorrenza, vedete un po' voi. Poi, altra combo, questa parte con la magia rapida, che è l'apertura marchiata, più la tragedia di Ispia. Questa è veramente buona, perché ogni volta che la scartiamo poi ci porta dal deck un mostro marchiato. Detto ciò, utilizziamo la magia rapida, scartiamo la tragedia, prendiamo ovviamente Aluber, lo possiamo prendere in mano oppure evocarlo sul terreno, e ovviamente lo andiamo ad evocare, tanto l'effetto lo possiamo comunque utilizzare per andarci a prendere il teatro. Però prima concateniamo l'effetto della tragedia e portiamo dal deck alla mano il drammaturgo. Effetto di Aluber, portiamo il teatro, solite cose poi. Questo era solo un altro modo per un altro giro per arrivare a fare essenzialmente le stesse cose. E qui io lascio il terreno così. Detto ciò, passiamo a qualcosa di un po' più interessante. Ah, vediamo la fusione grossa, la fusione enorme di archetipo. Quindi utilizziamo solite cose. Qua abbiamo bisogno però di tre mostri, di cui uno luce per andare a fare lui il 3002. Questo dice che durante la Memphis, questo è un effetto rapido, possiamo scegliere come bersaglio un mostro fusione sincro Xyz o Link nel cimitero dell'avversario e bandirlo o evocarlo specialmente sul nostro terreno. Quando questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, possiamo infliggere all'avversario danno pari all'attacco o alla difesa originale di quel mostro. Ovviamente anche in questo caso abbiamo mandato al cimitero il drammaturgo, quindi è possibile rievocarlo. Questo video serve anche un po' per farvi vedere le varie carte, per spiegarvi un po' le varie carte dell'archetipo. Procediamo con la quinta combo, e qui le cose si fanno interessanti, perché utilizzo anche
parte del reparto dogmatica. All'inizio è praticamente la solita solfa, quindi Aluber, teatro, mandiamo la tragedia Aluber al cimitero. In questo caso faccio il draghetto. Con la tragedia al cimitero, per il suo effetto, ci portiamo un mostro di archetipo. Utilizzo Nadir. Mando Abcallone, effetto di Abcallone, prendo Scisma, scarto e Commedia, evoco Ecclesia e qua mi porto Fleur de Lis. Poi vi dico anche un altro modo con cui potete giocare queste carte. Praticamente se io quando ho attivato Abcallone scartavo Scisma che avevo in mano, che me l'ero portata proprio di Abcallone, e al posto suo magari avevo qualche altro mostro, tipo un altro Aluber, potevo portarmi, o il drammaturgo. Praticamente avevo Abcallone al cimitero con Scisma, perché l'aggiungevo e la mandavo al cimitero sempre di Abcallone. Poi con Ecclesia potevo portarmi Maximus, evocare per il suo effetto Maximus bandendo Abcallone, attivare l'effetto di Maximus mandando al cimitero costrutto più la fusione Albion. Potevo poi alla fine del turno, anzi prima riprendermi Scisma per effetto di costrutto, quindi poi risettarla, e per effetto di Albion alla fine del turno prendermi la carta Marchiato di Rosso, una magia rapida di archetipo. Quindi poi nel turno dell'avversario potevo fare sia Bambola Ombra a Wendy, perché avevo di nuovo Scisma sul terreno, che attivare ovviamente la magia rapida Marchiato di Rosso. Io non l'ho fatta qua perché ovviamente non avendo un avversario l'effetto di Maximus era andava a vuoto, cioè non credo me lo faceva proprio partire. Poi detto ciò, passiamo alla sesta, settima combo. La sesta non esiste. Qua facciamo Albert. Ah, questa è un po' più interessante, cioè non è più un po' più interessante. Praticamente potete fare con questo deck anche il primo signore oscuro, quindi poi si attivano i vari effetti dal cimitero, vi portate il drammaturgo, vi riportate sul terreno il drammaturgo per il suo effetto, quello che avete utilizzato come fusione, e poi potete utilizzare l'effetto del primo signore oscuro, che è un 4000-4000, per evocarvi, spendendo 1000 life points, l'altro drammaturgo. Ora, avendo due mostri di livello 8, potete fare i vari Xyz del caso. Io faccio 90, ma ovviamente potevate fare 38 e tutti gli Xyz a rango 8 che vi pare. Ultima combo, la numero 8. Qua utilizziamo il comparto di carte Invoked, quindi normale Aleister, vabbè, classicone. Prendiamo Invocazione, utilizziamo, anzi, attiviamo il teatro che avevamo in mano, utilizziamo l'Ester per fare Artemis, quindi utilizziamo poi Artemis e la tragedia di Ispia, dato che lui è mostro luce, per andare a fare poi il draghetto. Potete fare anche l'altro, quello che avete visto durante le prime combo. Ora si attiva la tragedia, mi portate Aluber, invocazione, bandite Artemis e Aleister, e vi fate Meshaba. Poi vabbè, effetto di invocazione, vi riprendete Aleister e l'invocazione rifinisce dritta nel deck. Ovviamente dovete contare che quando fate queste combo avete altre carte in mano, perché sono tutte combo da due o tre carte, quindi avete altre due o tre carte in mano. Detto ciò, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare like. Spero che il video vi sia stato utile per capire un po' più il deck e le varie carte di Archetipo d'Espia. E noi ci vediamo ad un prossimo video del canale.